Torino Marittima, campo da tennis come tutti gli anni, estate 2023 VIP Master e noi di TG Beach ci siamo. Giulia Regain. Ciao Giulia. Nella mia terra di Romagna. Siamo con te, lei è una DJ di fama internazionale. So che ci sono tante sorprese per i nostri telespettatori. Assolutamente, allora sono proprio felicissima di dire che finalmente ho aperto la mia etichetta discografica G-Magic Record, quindi musica, tanta musica, anzi se avete dei demo ragazzi mandatemeli, mi raccomando, perché io credo molto anche nella New Generation. E poi è uscito poco fa il disco Ferrara, dedicato proprio a questa bellissima città storica che è Ferrara, perché noi in Italia abbiamo veramente delle chicche che vanno ovviamente valorizzate anche attraverso la musica, perché no? L'avete riconosciuta tutti? Non è la fatta turchina, lei è Nikita, vincitrice del Grande Fratello VIP. Ciao Nikita! Ciao a tutti, come state? Tutto bene, primo anno qua al VIP Master? È il primo anno, esattamente, sì. Sai giocare a tennis? Ci giocavo da bambina, quindi speriamo che insomma la memoria si ricordi. Guarda che poi ti vediamo, non fare brutta figura. Posso dire, non entro in campo per vincere, ma per partecipare. Quindi dicono tutti. Per tenere la racchetta, quindi non posso fare la cattiva, anche perché devo stare attenta agli occhi. Però quando hai fatto il Grande Fratello hai detto la stessa cosa, poi hai vinto. C'hai ragione. Ah, mi ero dimenticata. E adesso come ne siamo? Lui è un veterano del VIP Master. E ci dicevamo prima, è sempre bello rivedersi. Naturalmente Sossi Aruta, ciao. Buonasera a tutti, sì, è sempre bello rivedersi. Vuol dire che ti saluto e stiamo bene, che è la cosa più importante. Poi io sono ormai amico del cuore di Patrick, oltre ad aver convissuto un reality quello di Temptation. Esatto. A lui non è andato tanto bene. Neanche a me. Io poi dopo diciamo che mi sono rifatto, però siamo amici di vecchia data e quindi avendo anche i miei figli qui a Cervere, che sono cervesi, è sempre un piacere ritornare e trascorrere alcune ore così in spensieratezza e in divertimento. Lui è un abitué qua del VIP Master, siamo con il mitico Paolo Conticini e questa sera non tenterà di venderci qualcosa. No, stasera no, se ci avete qualcosa da vendere, lo facciamo valutare, cioè, mica mi tiro indietro, no? Che c'è? Io ho qualcosa da vendere, ma non mi hanno preso in considerazione. Ho capito, vabbè, dopo. Allora Paolo, come va? Intanto è un piacere rivederti qua al VIP Master, giocherai? Ma spero domani. Oramai domani. Sì. Oramai domani, sono arrivato ora, c'è già la partita in corso e quindi domani penso di giocare. Ti rivedremo. Per come so giocare, cioè. Non è... Oh, ma sei bravo, io mi ricordo che te la cavavi egregio. La cavavo, sì. Ti vediamo prossimamente ancora, vabbè, nel tuo programma, giusto? Sì, in onda sul canale 9 Cash or Trash. Poi ho appena finito di girare un film che uscirà a novembre per Medusa. Per Medusa. Zero. Silenzio. Per Medusa e niente, uscirà appunto a novembre. Di certo, cari amici da casa, stasera non poteva mancare il nostro ospite Raffaello Bellavista. Buonasera Raffaello. Buonasera a tutti, è un grande piacere essere qui. Allora, raccontaci un po' di te, innanzitutto per quelli che non ti conoscono, chi sei, cosa fai? Io sono un cantante lirico e pianista classico, da diverso tempo presenti in vari teatri italiani, ed è però un piacere anche essere in una manifestazione così trasversale ed ampio pubblico come questa. Come ti sembra questa serata con tutta questa gente intorno a te? Bene, perché sostanzialmente lo stare assieme è sempre un qualcosa di importante, che sia per una manifestazione culturale o anche per una manifestazione sportiva, maggiormente se poi per uno scopo benefico.